Una ripartenza importante, la nostra, stasera con la presentazione del volume di Valeria Parrella diamo il via all'evento storico, questa è la 7ª edizione di Campania by Night, voluto dalla Regione Campania e promossa e gestita da noi di Scabec. Una bella giornata di festa, siamo finalmente riusciti a fare un evento che era stato interrotto tra l'altro per il Covid per intitolare doverosamente il laboratorio di ricerche applicate Anna Maria Ciarallo. È una persona che per Pompei ha dato moltissimo, ha trasformato la ricerca e la manutenzione del verde e quindi è una persona che veramente merita di essere ricordata per quello che ha fatto ed è giusto che il laboratorio sia dedicato a lei. La figlia di Anna Maria Ciarallo è la scrittrice Valeria Parrella, con cui apriamo la palestra culturale in questo spazio dell'antica Pompei, la palestra grande cosiddetta, dove la gioventù della città si esercitava e che sarà per tutta l'estate un luogo di cultura, di presentazione di libri, di dibattito, quindi per allenare un po' la mente. Grandissima emozione tornare a Pompei, vederla riaperta di notte, questa mi sembra la prospettiva futura, c'è l'idea che ci sia una fruizione, diciamo, non dico proprio H24, però più lunga nel tempo, queste cicale promettono bene, oggi si è anche alzato il vento, quindi io direi tutto bene. Mi sembra un buon inizio per Campania by Night.